A voi tutti l'augurio di una buona giornata, cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati. Oggi è giovedì 28 settembre e questa è la rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai giornali, il resto del Carlino, il Corriere Adriatico, le edizioni di Peso Urbino, ma anche le edizioni di Ancona, questa mattina con alcune notizie che arrivano dal, uh, dal capoluogo. Allora, andiamo a, vedere, andiamo a vedere il tempo, anzi no, prima il Santo. Il Santo perché oggi è San Venceslao, è stato martire, e pensate, martire per mano di sua madre, perché sua madre era una donna perfida, così eh, parla e ci descrive il martiriologio romano. E Venceslao è vissuto nel X secolo e, come dicevo, eh, aveva una mamma. Eh, talmente perfida che a un certo punto decise di andare a vivere con i nonni che vollero crescerlo cristianamente era talmente perfida che con una scusa la mamma lo invitò quando poi fu più grande a Palazzo e lo fece trucidare senza pietà mentre si recava a pregare il sole è sorto alle 7.02 tramonterà alle 18.55 il cielo oggi sarà sereno, poco nuvoloso ma ci saranno deboli piovaschi nel settore centro-meridionale vedete nella provincia di Ancona e in quella di Ascoli Piceno. I venti saranno nord-orientali, le temperature in lieve aumento nei valori massimi e stazionari in quelli minimi. Domani il cielo sarà ancora eh, sereno o poco nuvoloso, con qualche precipitazione ancora nell'entroterra sud eh, nel meridionale della regione Marche. Mentre sabato il tempo sarà comunque sereno o poco nuvoloso, le temperature senza variazioni di rilievo. Il tempo sarà stabile e soleggiato fino a lunedì prossimo, poi per martedì 4 ottobre, che è il giorno del, del San Francesco e insomma il tempo invece sarà perturbato, arriverà anche aria fredda dai Balcani. Lo stupro di Rimini, ieri nel carcere di Villa Fasteggio a Pesaro uh, ha, confessato, uh, ha confessato e ha chiesto perdono a tutte le donne, Butungu che ha ammesso dunque le violenze, Guerlin Butungu ha ammesso di essere responsabile degli stupri e ha chiesto perdono a tutte le donne per il male commesso. Il ventenne congolese, ritenuto il capo del branco, che la notte del 26 agosto ha, ha seminato il terrore sulla spiaggia di Rimini, rapinando e stuprando prima una turista polacca e poi un transessuale, una trans peruviana incontrata. Sulla Statale 16 ha detto: Ero, eh, avevo bevuto, avevo bevuto tantissimo. Ma ieri a un certo punto lo abbiamo scritto anche noi sul, sulla nostra pagina, anzi sul nostro gruppo reporter di strada. Pensate, 1600 persone che eh, controllano tra virgolette, il territorio e ci segnalano. Eh, quello che accade, l'abbiamo scritto perché a un certo punto ieri mattina, anche molti di voi pro probabilmente l'avranno sentito. Un forte boato verso le nove e mezzo, nove e un quarto di ieri mattina, un forte boato, sembrava un terremoto. Tant'è che ehm, ehm, ci siamo fermati per capire se poi eh, accadeva qualcosa di lì a poco. In realtà non è successo niente, solo questo forte boato, ascoltato, sentito perfettamente Pesaro, fano, eccetera. Eh, non si è saputo più nulla e, e quindi eh, anche i giornali questa mattina lo scrivono perché poi questo tam tam è arrivato anche sui social come, come, di, come solito e dunque misterioso boato che paura sopra luogo anche al vecchio palace si temevano danni alla struttura che presto però verrà chiusa tra le cause di questo eh, boato potrebbero essere eh, un jet che ha superato la barriera del suono, ha rotto la barriera del suono, non si sa, insomma, il eh, fatto è che rimane un mistero. Questo è in prima pagina sul Corriere Adriatico di questa mattina. La foto è per, ehm, per il congolese che ha confessato anche sulla prima pagina del, dell'altro quotidiano, il resto del casino, e dice. Eh, ha confessato e chiede perdono. Butungo interrogato ieri Ville Fastiggio ammette di aver stuprato la polacca e la transessuale. Avevo bevuto tantissimo, si giustifica lui, poi si scusa con tutte le donne. Una rapina invece l'assalto a Valle Foglia, vedremo tra poco anche i fermo. Immagini eh, della telecamera interna dell'hotel a Vallefoglia Montecchio, hotel dove ieri. Eh, notte, l'altra notte sono entrati due banditi armati di pistola che hanno razziato poche centinaia di euro, eh, hanno rapinato il portiere di notte, per 20 minuti lui è stato in balia di questi balordi ripresi dalle telecamere. Lui racconta oggi, ho temuto di morire, ieri Ucchielli, il sindaco di Valle Foglia, è andato a Roma per chiedere rinforzi, poi si parla dell'ordinanza in arrivo per l'ex CIF, siamo sempre a Pesaro, eterno degrado alle porte della città ma forse sarà venduto, questa è la notizia. Poi per i pesaresi la viabilità e i disagi che sono eh, in vista domani per eh, la sistemazione di via Milano, la rivoluzione del traffico partirà appunto già eh, da domani e queste dunque sono le notizie in primo piano. Ma Dicevamo della confessione eh, di quello che viene definito senza mezzi termini la, bel, la belva. Chiedo perdono a tutte le donne in carcere, tre ore di interrogatorio per Butungu, ha ammesso di aver partecipato ai due stupri davanti al pubblico ministero, ha detto di essere pentito di tutto per tutto quello che ha commesso, scuse anche alle forze dell'ordine. Assalto all'hotel Blue Arena, rapinato il portiere di notte, minacciato con una pistola il direttore dell'albergo Paolo Persici dice mi ha chiamato all'una e mezza, era sconvolto, si sono portati via, portati via poco più di 300 euro. E questi sono i fermi immagini eh, che il resto del Carlino pubblica questa mattina. Vedete, entrano, puntano l'arma, poi spingono l'impiegato in ufficio. Questo è l'ingresso, i due balordi entrano, poi puntano l'arma e spingono l'impiegato in ufficio. Ufficio. Il direttore Persi ci dice un nascondiglio inutilizzato, se lo sapevo l'avrei lasciato addirittura aperto. Eh, erano nervosi, eh, dicono, eh, dice poi nella testimonianza, eh, dai, tra le tante cose che, ha detto, che hanno detto, dai su dov'è questo cavolo di chiave, poi lo hanno spinto fino alla segreteria, questa, eh, questo è il racconto di quello che è successo ieri e eh, lui, il portiere di notte, ve lo faccio vedere in questa fotografia pubblicata sul Corriere Adriatico, Costantino Manchisi, il portiere del Blu Arena, racconta, racconta, ho visto la morte in faccia, era come un film dell'orrore. Manchisi racconta l'aggressione dei banditi. La pagina di Fano invece... Eh, racconta di un furto eh, che è avvenuto l'altra sera ai danni di un ristorante da Ciles, quello che si trova sul lungomare di Sassonia, rubati 300 euro di fondo cassa e forzata una porta finestra, le telecamere riprendono perfettamente il bandito eh, solitario, il, ladro, il titolo è Il ladro è telegenico. Ora, noi ve la facciamo vedere così, in realtà abbiamo oscurato il video perché dire che questo è un ladro è un po' azzardato, nel senso che eh, non sta compiendo nulla di male, è fuori dalla porta e quindi è un po' azzardato. Però il Carlino lo pubblica, noi facciamo vedere la foto del Carlino e poi ognuno eh, fa e gestisce come meglio crede. Resta in carcere invece lo stalker eh, ieri Uh, dunque, ho seri problemi con, uh, di alcol. Resta in carcere il 42enne moldavo arrestato l'altro giorno per maltrattamenti contro l'ex compagna 48enne e madre dei suoi due figli. Lo ha disposto il Gip Lorena Mussoni. Andiamo sulla pagina di Fano invece adesso del Correa Adriatico. Si parla del Consiglio Comunale che c'è stato l'altra sera, Duomo, la, la svolta eh, in consiglio, la maggioranza decide i paletti per l'affidamento, riscossione tributi, approvata la delibera, nuovo bando in carico di massimo due anni. Ginnastica invece. La storia, la storia nasce qui: nasce dove? A Fano, perché. L'Aurora, l'Alma Juventus Fano e l'Olimpia Cucurano sono tre società con un bacino unico di 650 tesserati, l'escalation dagli anni '80 con eh, la vittoria di tanti scudetti, partecipazioni olimpiche e anche incarichi di, di prestigio. Ricordiamo che eh, l'ultimo mondiale di ginnastica è stato organizzato proprio dall'Aurora Fano, quindi voglio dire, insomma. Davvero eh, il titolo è corretto, eh, l'aurora e eh, la ginnastica nasce proprio a Fano. Guardate questa, questa vegetazione rigogliosa di piante di marijuana che ieri i carabinieri di San Giorgio di Pesaro hanno sequestrato a casa di un recidivo perché è un 53enne di orciano che per la seconda volta ci è cascato. Eh, la prima volta è stato scoperto eh, grazie alla... Alle bollette dell'energia elettrica perché sapete che per, per coltivare la marijuana in casa ci vuole la serra, bisogna riscaldarla, insomma, va via anche tanta corrente elettrica. I carabinieri si sono insospettiti la prima volta due anni fa, nel 2015, proprio perché c'era un consumo di energia un po' troppo anomalo eh, di corrente elettrica, e quindi, essendo poi quest'uomo single e anche con qualche problemino, insomma. Eh, così lui cosa ha fatto? Vabbè, ha pagato, è andato in carcere, eccetera, eccetera, poi dopo quando è uscito racconta, eh, raccontano i giornali e raccontano le cronache e quest'uomo ha detto "Ok, disdico l'abbonamento con la società elettrica, niente elettricità eh, elettrica, ma pannelli fotovoltaici, così non do nell'occhio". In realtà poi i carabinieri che conoscono perfettamente il territorio e anche chi vi abita ha controllato un po' meglio e ha visto che dopo due anni dentro c'era più o meno la stessa scena di due anni prima, quindi con una serra, la marijuana e quant'altro ed è stato di nuovo arrestato. Urbino invece sulla pagina del resto del Carlino, questa mattina si parla di una Baraccopoli che sta nascendo a Urbino 2. Questa è la fotografia. a Tutta pagina, quasi il rischio è che l'area diventi veramente esplosiva per le possibili tensioni. Federicucci di Don Francesco. Eh, dicono a segnalare i nuovi arrivi sono gli stessi eh, comunitari. Gli stranieri che vivono lì e sono integrati e lavorano, sono preoccupati di, eh, da queste nuove presenze, da questi nuovi arrivi. Andiamo adesso sull'altra pagina e cambiamo giornale, facciamo un po' il ping pong: perché a Senigallia stanno cercando tutti: associazioni, genitori, maestre, scuole in allerta: eh, un, un, un padre di famiglia che si chiamerebbe Giuseppe. Perché lo stanno cercando? Perché a un certo punto è apparsa eh, in, due, in due scuole, alle Saline e a Sant'Angelo, eh, una copia di una lettera che ha sconvolto tutti. La lettera la vedete qua sopra, l'ha pubblicata ecco il Corriere Adriatico qui. Questa piccola fotografia è un giallo però, perché non, non, non si capisce bene, non, non, non si sa chi è, se esiste, se è uno scherzo, se non è uno scherzo, però è talmente commovente questa lettera, talmente disperata soprattutto. Questa lettera che avrebbe scritto questo Giuseppe, padre di due figli, eh, uno che si chiama Federica, l'altro che si chiama Luca, eh, la mamma sarebbe deceduta, eh, come recapito ha indicato in questa lettera eh, quello della maestra Tiziana? Insomma, nella lettera è stato cancellato il numero di telefono che, controllando meglio sul retro, però pare che si tratti di un'utenza fissa di Milano. Insomma, tutti stanno cercando questo Giuseppe a Senigaglia. Stamattina si parla di questo sulla eh, prima pagina del. Del, del, del Corriere Adriatico. Poi... La parrocchia di San Martino che chiude, eh, confluisce in quella del Duomo sempre a Senigallia, in arrivo, anzi in archivio 165 anni di storia. Padre Giuliano Grassi, protagonista degli ultimi cinque anni, dunque una parrocchia, un'altra parrocchia che viene soppressa. Insomma qui è uno stillicidio tra parrocchie, monasteri, cose chiudono, non ci sono vocazioni, qua la faccenda si complica. Il lutto è morto Titti Bigelli, una vita per l'impresa. un imprenditore galliano Bigelli detto Titti. Eh, aveva fondato insieme al fratello nel 1964 la Bigelli Dino e Galliano, poi diventata la storica e famosa in tutto il mondo, Bigelli Marmi guidata appunto da Dino Bigelli. È morto all'età di 79 anni eh, e stato già, i funerali si sono già svolti. Torniamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico perché a Marina De Cesari. Intanto Maria del Cesari la notizia è che è in liquidazione, non chiude ma entreranno nuovi soci. La decisione è stata presa dall'Assemblea straordinaria, l'iter sarà curato dall'ex presidente Cazziol. Mentre a centropagina i finanzieri d'Italia che si abbracciano per il loro patrono San Matteo in una santa messa che è stata celebrata alla Chiesa del Porto da padre Gianfranco Casagrande. E poi dalla Valle del Cesano, che qui la notizia della marijuana con energia. Rinnovabile nella serra i pannelli fotovoltaici, arrestato un 50 treno di terre roveresche, l'escamotage per aggirare consumi elettrici sospetti. E poi dalla Valle del Cesano, sempre l'arrivo di Don Emanuele arriva in Pullman con gli ex fedeli a Santa Giustina. Grande accoglienza a Mondolfo per il nuovo arciprete. Il saluto del sindaco Nicola Barbieri nel giorno del patrono. Misterioso boato eh, scuote la città, scatta il sopralluogo all'hangar di eh, Pesaro, si temeva un cedimento al vecchio Palace che tra una settimana verrà chiuso per la ristrutturazione, eh, questo perché il boato si pensava fosse comunque un... Uh, Terremoto. E poi il villaggio Ail, eh, è il più grande, nuova casetta per i pazienti, servirà ad accogliere le famiglie di chi si sta, cura, di chi si sta curando a ematologia. Siamo sempre a Pesaro. E poi a proposito di Pesaro, la notizia di oggi è che Matteo Ricci è uno dei sindaci più amati eh, d'Italia, uh, conquista il quarto posto. Eh, un riccio ad alto gradimento, questo è il titolo: il sindaco sfiora il podio nella top ten dei primi cittadini, quarto in Italia e primo nelle Marche. Pesaro viene dopo Firenze, Venezia e Cuneo, guadagnate due posizioni rispetto all'anno scorso. Tra i sindaci marchigiani dicevamo Matteo Ricci è al quarto posto in Italia ma è al primo nelle Marche, il secondo c'è Paolo Calcinaro di Fermo, poi c'è quello di Ascoli Piceno Castelli. Eh, Carancini di Macerata e poi al 38 posto Valeria Mancinelli di Ancona. Arriva il nuovo vescovo Spina invece sempre ad Ancona, il benvenuto è al Porto Antico, in caso di maltempo la cerimonia inizierà invece a Castelfidardo e Camerano. Ultimi dettagli per l'arrivo domenica pomeriggio del nuovo arcivescovo di Ancona Osimo, Mansignor. Angelo Spina, che in questi giorni appunto eh, si sta definendo Tempo e Modi del suo arrivo atteso a parte dei fedeli che domenica affolleranno la cattedrale così come è successo la settimana scorsa per il saluto del cardinale Edoardo Menichelli. L'ultima pagina invece è per gli ex colleghi che anche se facevano radio non c'entra nulla con la televisione, ma comunque i colleghi sono Radio Veronica giù, anche il traliccio con l'operazione di smontaggio. Alla torraccia cala definitivamente il sipario su un pezzo di storia dell'emittenza privata. L'amarezza di Raniero Cecchini, che l'aveva fondata nel 1976, racconta: Avevamo raggiunto livelli altissimi. Peccato, è stato un bel sogno. Troppe tasse tra le cause di questa chiusura, molti costi e la pubblicità in crisi. Ma le colpe sono state davvero tante. Davvero un peccato. Noi ci fermiamo qua. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, ci rivediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale 338 4968 250. Come sempre siete in tanti a segnalare ciò che vi accade intorno, quindi continuate a farlo se invierete notizie, foto e video esclusive. Come sempre vi ricordo che avrete la ricarica di 5 euro del vostro telefonino. Grazie per averci seguito. A stasera.